Salve a tutti, eccoci qui con il primo video del canale. Oggi andiamo a vedere i 10 consigli per vincere le aste su Bidoo e farsi una reputazione sul sito. Però prima vi parlo un attimo, una piccola intro e una discussione sulle puntate. Bidoo è un sito di aste con rialzo al centesimo, che secondo me è il migliore oggi. Perché anche offre molti prodotti, molte funzioni, molte novità che neanche veterani come quelli di Prezzi Pazzi fanno. Piccolo invece discussione sulle puntate gratis, date come molti lo chiedono: le puntate o si acquistano con i pacchetti quando c'è il bonus o quando non c'è, oppure si possono ricevere gratis attraverso la registrazione al sito e la conferma del profilo, l'associazione a un account Facebook che vi dà 10 puntate, oppure invita i tuoi amici e guadagni puntate gratis, come abbiamo scritto, c'è scritto qui. 2 puntate per ogni amico che invitate e si iscrive a Bidoo, e 10 puntate per ogni amico che invitate e che acquista un pacchetto di puntate su Bidoo. Ma andiamo subito a vedere i miei 10 consigli. Primo consiglio: puntate un solo oggetto, ovvero non andate a dire ok, io voglio l'iPhone 5 e il 5S, voglio l'S5, voglio l'iPad, voglio il G3, voglio il Tab 4, voglio 300 euro di Amazon, voglio la Reflex. Ma andate a puntare un solo oggetto, perché questa è un'ottima strategia. Esempio: voglio puntare tutte le mie puntate sul Samsung Galaxy S5 perché io voglio questo prodotto. Ok. Però poi posso anche dire hard disk Voodoo. Ok, VD, scusate. Lo voglio, ci butto qualche puntata, perché va a finire sempre che ce ne buttano molte di più di quanto si voglia e alla fine non si prende né questo e né questo, perché magari le puntate necessarie che sarebbero servite a vincere il mio oggetto, diciamo, primario nella scala, nella mia classifica di importanza, si vanno a consumare per non vincere il mio prodotto preferito. Quindi vi consiglio di puntare sempre un oggetto. Secondo consiglio: studiate l'avversario, ma non ve lo dico come i soliti consigli che vediamo anche su molti forum su queste aste. Nel senso, non è studiare l'avversario, ok, sì, guardare come fa le aste, eccetera, eccetera, aste dei prodotti, di qualsiasi altra cosa, e vedere come punta, come reagisce, quando si stanca di puntare, e tutte queste cose qua. Ma io vi do un consiglio che non ho visto ancora nessuno che l'ha fatto. Adesso apro un attimo il catalogo delle aste chiuse e ne prendo una a caso. Che ne so, ecco, Samsung Gear 2 Neo. Vi insegno come capire se lasciar perdere perché state giocando con uno molto più forte di voi, e quindi non andare a perdere molte puntate senza vincere niente. Per esempio, quest'asta è stata vinta da FreeTime70. Io sai che faccio? Lo cerco su Google e scrivo Bidoo, perché avevo già cercato l'account per farvi vedere questa cosa e andare al primo colpo. Perché non è andato? Un attimo, ragazzi. Comunque, con questa cosa vi voglio far vedere una cosa. Ecco, proprio l'esempio che volevo farvi. FreeTime70 si vede già che è un veterano ed è un grande giocatore, perché andiamo a vedere tutte le vincite che ha fatto: S4, spazzolino elettrico Oral B, Apple iPad Mini a 3,49, buon Amazon da 50 a 1,01€, aspirapolvere Samsung Smart TV 50 pollici, eccetera, eccetera. Ok, ci siamo accertati che questo FreeTime70, ovvero questo account, questo profilo con cui stiamo giocando conto per vincere l'asta, è un big. Quindi andate sempre a cercare il nickname dell'account con cui state giocando per accertarvi se questo sia uno alle prime armi oppure sia uno che ha vinto parecchie aste, e quindi potete è meglio lasciar perdere e conservare qualche puntata, perché alla fine poi i prodotti vengono rimessi dopo anche un paio di giorni, 2 o 3 giorni diciamo, e magari ci sarà meno competizione e potete vincere lì. Terzo consiglio: vincete le puntate gratis, ma non andando a giocare sempre
con a vincere 30, 50, 100 puntate gratis, ma io vi do il consiglio, siccome sapete che il limite di puntate è di 5 pacchetti al giorno, andate a vincere le puntate, i pacchetti da 10 puntate. Guardate qui, nessun offerente. Se andiamo a puntare, guardate, questa sta chiudendo senza nessun vincitore. Quindi noi vuol dire che negli orari che vi sto per consigliare, ovvero dalle 13.45 diciamo alle 14.30 e dalle 18.30 alle 20, ci sono pochi interessati a questi pacchetti di puntate da 10 puntate gratis. Guardate per esempio questo qui, Inter 96, che con una sola puntata sta andando a giudicare 10 puntate, mentre sulle 50 puntate ci sarà una lotta infinita, che poi può anche succedere che le 50, le 100 puntate si aggiudicano con una puntata, ma quella poi è questione anche di fortuna. Vedete, ha vinto le 10 puntate con una puntata. Quindi io vi consiglio questa cosa perché se fate così vi prendete 50 puntate ogni giorno con soli 5 puntate. Andate a vedere le aste dove non c'è c'è poca competizione, e andate a puntare quando vedete che non ci sono offerenti. Puntate, anche se sono 10 puntate, saranno comunque 10 per 5, 50 puntate al giorno che potrete conservare per sfruttarle nelle aste che volete. Come potete vedere, confermiamo la regola, Iride 65 appena ha vinto 50 puntate con 6 centesimi, ma dipende sempre, ragazzi, ci vuole anche un po' di fortuna, diciamo. Quarto consiglio: orari diversi, provate sempre orari diversi. Come vi ho detto, gli orari, io per una settimana ho sperimentato in che orari sono vinte più aste, e questi vanno dalle 13.30 più o meno alle 14.30 e alle 18.30 alle 20. Questo secondo una mia statistica da cui ho preso alcuni dati. Quinto consiglio: piano piano, ovvero non andiamo, se siamo alle prime armi, non andiamo subito a puntare i super prodotti da 1000 euro. Nel senso, andiamo piuttosto a cercare più prodotti più piccoli, diciamo, con cui possiamo farci una reputazione subito, perché anche questo è importante. Per esempio, andiamo a vedere il buon Amazon da 30 euro. È stato venduto a soli 40 centesimi con 13 puntate gratis. Abbiamo un enorme risparmio. Sesto consiglio: l'autopuntata, ragazzi. L'autopuntata è comoda, come sapete, perché se voi vi dovete allontanare dal computer, smartphone o comunque il dispositivo con cui connettete a V2, vi potete allontanare tranquillamente perché sarà il computer a puntare le vostre puntate per voi. Settimo consiglio: le aste su prenotazione. Questa è un'esclusiva di Bidu, almeno è nata da lui. Ora purtroppo non ce ne sono qui nella home, forse saranno aggiunte in questi giorni. Le aste a prenotazione sono, secondo me, più facili, perché, diciamolo, c'è molta meno competizione. Vi faccio vedere, perché c'è una pagina apposta qui. Se la trovo... L'asta prenotazione è più facile perché c'è meno competizione e ci sono sempre grandi prodotti. L'asta prenotazione qui vi spiega come fare. Praticamente si può prenotare l'asta come è capitato ultimamente, Google Glass, valore 1400 qualcosa. Sono stati venduti a 19 euro e pochi centesimi. Quindi potete capire che queste aste sono più facili. Bisogna solo mettere più puntate possibili nella prenotazione e studiare gli avversari. Ci sono le puntate
come quella shock che bloccano il timer, eccetera, eccetera, l'autopuntata, c'è lo scudo, poi queste sono cose che potete vedere quando aprite qualsiasi asta prenotazione perché è spiegata abbastanza bene da Bidoo. Ottavo consiglio, bonus dei pacchetti. Ragazzi, non comprate mai pacchetti quando non ci sono i bonus. Perché vi faccio un esempio, ora non mi ricordo. Adesso siamo col bonus del 150% e con il pacchetto da 28 prendiamo 140 puntate. Quindi il pacchetto base, l'XS. Mentre senza questo bonus noi con 28 euro andiamo a prendere solo 80 puntate. Vi dico i giorni in cui potete usufruire di questo bonus pacchetto perché me lo sono segnato il mercoledì e il giovedì e il sabato e la domenica. Quindi comprate il pacchetto esclusivamente in questi giorni perché davvero risparmiate molto. Nono consiglio, Facebook. Facebook perché? Nella pagina, questa è la pagina di Bidoo Italia, possiamo vedere quante persone sono interessate attraverso i mi piace. Per esempio, oggi Bidoo ha scritto Sony Smart TV 3D 50 pollici, oggi alle 21 sarà in asta, piace a 3 persone. Io così mi faccio un'idea di quanti account, di quanti profili potranno esserci per questa asta. Diciamo quanti sono interessati, poi darsi anche i soli interessati che non mettono mi piace, eccetera. Però se io vedo che magari, come potete vedere qui, Google Glass 20 mi piace, oppure andiamo a cercare, non so, qualche altro avviso di asta, ecco per esempio c'era lì, cos'era il G3, 8 persone, vedo che comunque interessa più persone e quindi ci sarà più competizione. Così mi faccio un'idea su quante persone ci saranno sulla mia asta, o no, sull'asta che voglio andare ad aggiudicarmi. Decimo consiglio che vi do, che è un consiglio aggiornato, nel senso che si basa sul compralo subito, perché il compralo subito è stato cambiato. Andiamo per esempio a vedere qui sul Samsung Galaxy Tab. Facciamo l'ipotesi che io metto un tot di puntate, ma poi mi arrendo e decido di comprarlo subito. E magari invece di 379 con le puntate accumulate lo vado a pagare 289. Facciamo questo esempio. Il nuovo Bidoo ci dà una grande, cioè questa è una grande novità, perché se noi andiamo a comprarlo subito al prezzo che ho detto io, 289 euro, perché ci è stato scontato con le puntate, io ora non lo sconto perché non ho mai puntato, vedete, non ho mai utilizzato una puntata su questo prodotto. Cioè, le puntate che abbiamo speso ci saranno ridate sul account. E quindi questo secondo me è davvero importante perché nessuno fa questo. E niente, ragazzi, questi sono i miei 10 consigli. Ovviamente divertitevi su Bidoo, non esagerate mai come qualsiasi altra cosa nella vita alla fine. Divertitevi, seguite i miei consigli, questi 10 consigli. E niente, iscrivetevi al canale se volete, mettete un mi piace, commentate e niente, big up, al prossimo video.